benvenuti a Rumors d'Ambiente, alla ricerca della sostenibilità. Storie di donne e uomini che con la loro vita e il loro lavoro rendono il mondo più sostenibile. Ogni martedì un tuffo nella storia per dare un nome ai protagonisti di ieri, ogni giovedì un incontro con un protagonista di oggi. Rumors d'Ambiente è un progetto in collaborazione con Repower e io sono Maurizio Melis. Buon viaggio! Circa un anno fa ho incontrato Anne Pettiford, donna dotata di una energia straordinaria che insieme ad altri 8 intellettuali inglesi, nel bel mezzo della crisi dei subprime del 2008, lanciò la proposta del Green New Deal, dove l'idea di fondo è rispolverare il grande piano di riforme finanziarie, economiche e sociali che animò il New Deal con cui Roosevelt affrontò la Grande Depressione degli anni 30 del Novecento. Il Green New Deal è quindi un grande piano di riforme e investimenti pubblici che avrebbe lo scopo di creare nuovi posti di lavoro e generare sviluppo sociale intorno alla conversione dell'economia alla sostenibilità. Negli Stati Uniti il Green New Deal è sostenuto da alcuni esponenti del Partito Democratico, mentre nel vecchio continente ha assunto la forma dello European Green Deal voluto dall'attuale Commissione europea, la Commissione von der Leyen. Ma mentre il dibattito sia negli USA che in Europa è fortemente incentrato sull'economia, l'idea originale riteneva indispensabili anche alcune importanti riforme finanziarie. Nel nostro appuntamento con la storia abbiamo parlato della nascita dei primi fondi etici sulla spinta di alcuni movimenti religiosi alla fine degli anni 20 del Novecento e in seguito dei primi fondi socialmente responsabili che nacquero nei primi anni 70 sull'onda della lotta alla discriminazione razziale e alla guerra del Vietnam. Ma questi eventi si verificarono in un'epoca in cui le regole della finanza internazionale erano molto diverse dalle attuali. E oggi numerosi studiosi pensano che correttivi alla globalizzazione finanziaria, che è un fenomeno più recente, siano indispensabili per poter centrare obiettivi di sostenibilità cruciali, quali la neutralità climatica, o per invertire il trend di crescita delle disuguaglianze che si è registrato negli ultimi 40 anni. Ora, insieme ad Anne Pettiford, quella sera, ospite del dibattito che mi trovai a moderare, c'era Luca Fantacci, professore di storia, istituzioni e crisi del sistema finanziario globale all'Università Bocconi, dove con un collega Massimo Amato dirige un'unità di ricerca chiamata MINS, Monetary Innovation, New Technology and Society. Fantacci è tra coloro che pensano sia venuto il momento di rimettere mano ad alcune regole della finanza. Benvenuto a Rumors d'Ambiente. Grazie, bentrovati. Dunque Fantacci, lei sostiene che nelle crisi del nostro tempo la libera circolazione dei capitali sia uno dei fattori più importanti, per esempio più importante della libera circolazione delle merci. Perché? Ma in effetti la domanda non è peregrina, perché a prima vista uno potrebbe pensare che la circolazione su scala globale delle merci abbia un impatto maggiore della circolazione del denaro. Però il problema sono gli effetti della circolazione del denaro attraverso mercati finanziari così liquidi e deregolamentati come sono diventati sull'arco degli ultimi decenni. Viviamo in un'epoca appunto di globalizzazione finanziaria in cui i mercati finanziari hanno preso il sopravvento e determinano il flusso dei capitali a livello globale in maniera da innanzitutto orientare gli investimenti al breve termine. Direi che uno dei primi fattori che minano alla base della sostenibilità è proprio questo. Cioè lei dice nel momento in cui diventa possibile far soldi nel breve termine, perché uno dovrebbe puntare a farli nel lungo periodo? Sì, sì. Non solo è possibile, ma è obbligatorio, cioè chi opera su questi mercati è costretto, per poter stare al gioco, a orientare le proprie decisioni al breve termine. Ecco, ma perché è la globalizzazione degli scambi che orienta verso il breve termine? Perché prima erano meno orientati al breve termine i mercati finanziari? Sì, certamente, perché fino a una quarantina d'anni fa
prima della globalizzazione finanziaria c'erano dei movimenti di capitale che prendevano la forma quasi esclusivamente di investimenti diretti. Cosa significa questo? Che i soldi andavano da un paese all'altro per fare degli investimenti reali, e chi portava i soldi all'estero faceva un investimento a lungo termine, perché impegnava il proprio denaro, e spesso non solo il denaro ma anche le proprie competenze, il know-how, nella costruzione per esempio di infrastrutture, di stabilimenti, di investimenti reali, di cui doveva valutare con attenzione le prospettive di redditività sul lungo termine. Invece quello che è successo a partire dagli anni Ottanta è stata una deregolamentazione dei mercati che consente di portare i soldi da un paese all'altro semplicemente comprando e vendendo titoli. È questo che poi orienta a breve termine, perché io faccio un investitore internazionale comprando e vendendo azioni e obbligazioni, e quindi non ho bisogno di guardare lontano, perché quello che compro oggi lo posso rivendere, non dico domani, ma un istante dopo. Sì, fino al cosiddetto high frequency trading, dove ci sono degli investimenti automatizzati sulla base di precisi algoritmi, ma lì sono dei computer che giocano. Certamente. Sulla velocità, diciamo così. Sì, questo avviene ed è la deriva estrema, ma diciamo che ha un peso crescente sui movimenti di capitali, e quindi ne rafforza anche la ciclicità, cioè il fatto che questi capitali, certo, arrivano in massa laddove sembrano promettere dei rendimenti elevati, e poi fuggono in massa, se ne vanno. Certo, certo. E questo chiaramente, a proposito di sostenibilità, è un altro fattore che porta a movimenti speculativi di sfruttamento estremo di risorse naturali, e poi l'abbandono di interi territori e società quando poi le prospettive di redditività appaiono migliori altrove. Senta, ma che cosa è successo 40 anni fa nel mondo finanziario? Dunque, 40 anni fa, è quasi 50 ormai, è giunto alla fine il cosiddetto sistema di Bretton Woods, un ordine monetario e finanziario internazionale che era stato creato nel 1944 proprio con la conferenza di Bretton Woods, che aveva dettato le regole del gioco dell'economia internazionale nel secondo dopoguerra, consentendo un periodo di crescita non soltanto del commercio ma degli investimenti a livello globale, che hanno creato in particolare nel nostro paese un miracolo economico, ma più in generale veramente un periodo di prosperità e di connessione fra l'economia e la finanza. Il sistema di Bretton Woods prevedeva proprio un controllo sui movimenti di capitali, questo era uno dei pilastri di quel sistema. Cioè, che cosa vuol dire? Era vietato ciò che oggi è la pratica finanziaria più comune a livello internazionale, cioè andare in un altro paese e comprare e vendere titoli sul mercato. Questo era proprio vietato, ed era stato vietato con l'esplicito intento di arginare la speculazione, quello che veniva visto inequivocabilmente come un fenomeno speculativo. Il ministro del tesoro americano Morgenthau, che presiede la conferenza di Bretton Woods, usa dei toni molto drastici e dice: dobbiamo cacciare gli usurai dai tempi della finanza internazionale, cioè non vogliamo che la finanza internazionale sia in mano a delle persone che hanno l'unico scopo di fare denaro col denaro. Dobbiamo avere delle persone responsabili che, quando spostano il denaro da un paese all'altro, lo fanno sulla base di una decisione ponderata che riguarda le prospettive di redditività di quell'investimento nel lungo termine. E in quell'epoca sì che si poteva dire che il ruolo della finanza internazionale rispondeva proprio allo scopo di favorire lo sviluppo di quei paesi che, essendo indietro, promettevano dei tassi di crescita maggiore rispetto ai paesi che avevano già delle economie mature. Lì sì che è avvenuto, anche su scala globale, un avvicinamento nei redditi e nelle ricchezze dei diversi paesi. Sia fra paesi sia all'interno dei paesi c'è stata una diminuzione delle disuguaglianze. Ora, con la fine di quel sistema, abbiamo visto che anche le disuguaglianze hanno ricominciato in maniera vistosa ad aumentare. Senta, sostenibilità finanziaria e finanza sostenibile, che rapporto c'è?
potremmo dire con una battuta che quello che non è sostenibile oggi è il concetto finanziario di sostenibilità. Cioè, noi siamo abituati a pensare che la finanza abbia a che fare con rendere i debiti sostenibili. Ci preoccupiamo della sostenibilità del debito pubblico, ci preoccupiamo della sostenibilità dei debiti privati. Che non vuol dire che io restituisco il debito, ma vuol dire che sono in grado di protrarlo. Bravissimo, che io i debiti non mi preoccupo di pagarli. Mi preoccupo semplicemente di rifinanziarli costantemente e quindi di farli circolare su un mercato dove risultano appetibili per degli investitori e sono proprio i mercati finanziari di cui abbiamo parlato finora. Sono mercati dei debiti, nelle varie forme che i debiti oggi possono assumere. Per questo dicevo, la nozione di sostenibilità finanziaria confligge con la nozione di sostenibilità ambientale e sociale, perché fin tanto che non abbiamo un sistema finanziario in cui viceversa i debiti sono fatti per essere pagati, allora siamo condannati a patire di tutte le distorsioni di cui abbiamo parlato finora, cioè di un sistema finanziario che dirotta costantemente il denaro da scopi produttivi a circuiti puramente finanziari, che alimenta la rendita e che distoglie la nostra attenzione, il nostro lavoro e le nostre risorse da degli investimenti che possono portare invece a non soltanto a produrre più ricchezza, ma a risanare l'ambiente, a preservarlo e via discorrendo. Senta, ma questo mondo della finanza globalizzata oggi come sta? Oggi non sta molto bene, da una decina d'anni bisogna dire, perché con il 2007-2008 lo scoppio della crisi finanziaria globale già ha conosciuto una battuta d'arresto. Oggi con la crisi del Covid c'è un problema proprio di sostenibilità, visto che stiamo parlando di questo, dell'enorme massa di debiti che gravano sui governi, sulle banche, sulle imprese, sulle famiglie, sui nostri sistemi economici in generale. E questa situazione di crisi oggettiva di un sistema finanziario ipertrofico di fatto sta portando a dei cambiamenti impercettibili ma epocali. In particolare due ne menzionerei. Il primo è i tassi di interessi negativi, che da qualche anno a questa sembravano parte sembravano fantascienza fino a qualche anno fa, era un caso di fantafinanza praticamente. Ma non si riusciva nemmeno a immaginarlo, il tasso di interesse invece era per definizione positivo. Invece se li hai inventati i tassi di interesse negativi, Mario Draghi nel 2014, sono diventati generalizzati sui mercati finanziari e sono un cambiamento potenziale e radicale delle regole del gioco, perché il tasso di interesse è uno dei principali responsabili della crisi ambientale, lo dico in maniera appunto molto schietta, perché il tasso di interesse è il prezzo del tempo. Un tasso di interesse positivo mi dice che oggi vale più di domani e quindi impedisce di guardare lontano, costringe l'investitore a favorire degli investimenti che hanno una redditività a breve termine. Un tasso di interesse negativo potenzialmente fa esattamente il contrario. Chi beneficia di un tasso di interesse negativo, in particolare oggi i governi, soprattutto i governi più solidi, ma anche il nostro a questo punto, può permettersi di guardare lontano e di fare degli investimenti a lungo termine. E tra l'altro bisogna proprio fare delle cattive scelte per sbagliare investimento quando bisogna restituire meno soldi di quelli presi a prestito per investire. Deve proprio sprecarli i soldi, il che è sempre possibile, intendiamoci, quindi sì, sì, certo. Bisogna sempre sorvegliare sul modo in cui i soldi vengono utilizzati, però se c'è mai stato nella storia un momento propizio per gli investimenti pubblici è questo. Anche l'Europa se ne è accorta, non a caso appunto il Recovery Fund guarda alle prossime generazioni fin dal nome e può farlo perché siamo in un contesto di tassi di interesse negativi che finalmente ci consente di guardare alle prossime generazioni e di preoccuparci di tutelare il loro futuro e l'ambiente in cui verranno a vivere. Quindi questa è la prima grossa novità. La seconda novità che si lega a questa è un altro aspetto di questa espansione monetaria senza precedenti, è il fatto che le banche centrali
hanno mostrato negli ultimi 10 anni che il denaro non è scarso, che si può creare, che loro possono creare tutto il denaro che serve per salvare le banche, come hanno fatto nel 2008, e per oggi sostenere i governi nel loro sforzo di dare dei sussidi alle famiglie, di sostenere le imprese, di ridurre le tasse, di cercare di venire fuori da questa crisi causata dal Covid e dalle restrizioni che ne conseguono. Ora, se le banche centrali possono creare tutto il denaro che serve, si comincia a pensare che debbano creare anche tutto il denaro che serve per rendere possibili degli investimenti nella sostenibilità dell'ambiente, nella riduzione delle disuguaglianze e via discorrendo. Quindi c'è una forte domanda che va in direzione delle banche centrali e a cui le banche centrali cominciano a rispondere, perché appunto Christine Lagarde, la nuova governatrice della Banca Centrale Europea, nel suo discorso di insediamento ha fatto riferimento esplicito al ruolo della Banca Centrale rispetto all'ambiente e alla green economy, e credo che questo sia un altro elemento di forte attenzione e di forte novità. Senta, ma immaginiamo che un paese si metta in testa di voler affrontare alcuni di questi nodi finanziari con delle leggi nazionali. Non sarebbe un suicidio? Cioè, è possibile essere diversi in un sistema globalizzato? Io penso di sì. E un esempio significativo che può illustrare il punto è la Tobin Tax, cioè l'imposta sulle transazioni finanziarie, una tassa che dovrebbero pagare gli investitori ogni volta che comprano o vendono titoli sui mercati finanziari. Una piccola percentuale, no, di quello che viene transato, compro. Esatto, una percentuale anche esigua. Ora, questa è una tassa che normalmente si dice dovrebbe essere concertata a livello internazionale, perché nessun paese può permettersi in maniera autonoma di introdurla, perché rischierebbe di soffrire una fuga di capitali. Se le transazioni finanziarie sono tassate in Italia, ecco che i capitali se ne vanno in altri paesi. Ora, questo in realtà è discutibile, questa obiezione, perché la tassa colpisce le transazioni, non la detenzione dei capitali. Quindi se io investo in Italia con il proposito di mantenere il mio investimento in Italia per 10 anni, l'incidenza di quella tassa... Non mi spaventa certo la Tobin Tax, lei dice. È minima, non sarò certo scoraggiato dalla Tobin Tax. Chi sarà scoraggiato dalla Tobin Tax? Chi investe in Italia oggi per disinvestire un istante dopo? I trader algoritmici di cui parlavamo prima. Allora, se serve per disincentivare questo tipo di investimento, allora anche un paese da solo potrebbe permettersi di farlo, perché certo scoraggerebbe un certo tipo di investimento, cioè l'investimento speculativo, ma questo non è un difetto, è esattamente lo scopo della regola. Certo. Perché anche qua possiamo fare un'analogia con le tasse sull'inquinamento. Io certo che scoraggio certe imprese, quindi se gli speculatori sono degli inquinatori finanziari, diciamo così, io potrei certamente affacciarmi sulla scena internazionale con una regola di questo genere, subirne le conseguenze in negativo ma anche in positivo, cioè avrei forse a quel punto una maggiore capacità attrattiva per quegli investitori che invece guardano lontano. Senta, uno dei problemi che solleva anche Ann Pettifor è il peso della grande finanza rispetto alle risorse finanziarie messe in campo dagli stati, tra cui lo stesso European Green Deal. Allo stesso tempo ci sono però notizie di grandi fondi di investimento che hanno iniziato ad abbandonare gli investimenti legati ad attività giudicate non sostenibili e a puntare sempre di più sui cosiddetti fondi ESG, cioè Environment, Social Governance. Lei che cosa ne pensa? Ma allora, che in generale si stia assistendo a una crescita degli investimenti responsabili dal punto di vista sociale e ambientale è fuori di dubbio. Io però intravedo in questo anche un rischio, che è quello
della bolla, parlavamo prima di bolle, certo. No, siccome cominciano a circolare anche degli studi per cui questi investimenti sarebbero non soltanto socialmente responsabili ma anche redditizi, allora è chiaro che quantità crescente di denaro viene investita in questa direzione e si rischiano di creare dei fenomeni di speculativi. Cioè dice, se non viene meno questo contesto che è intrinsecamente speculativo, bene che vengano fuori questi fondi, ma potremmo semplicemente trovarci in altre bolle, magari legate appunto non più all'immobiliare ma alla sostenibilità. È questo il rischio. Certamente, perché se diventa una moda, io investo in quel settore non perché ci credo, ma perché mi promette dei rendimenti superiori ad un altro settore. E allora lì diventa difficile distinguere un investimento etico da uno che etico non è. È per questo che non mi sbilancio, perché uno poi dovrebbe guardare dentro e vedere che cosa c'è dietro a questa facciata. Ma è così importante che ci sia una intenzione autentica dietro a questi investimenti? Non è importante che si investa in sostenibilità piuttosto che in armamenti? Non sarà la stessa cosa? No, proprio la stessa cosa non è, però se è soltanto una facciata io non ho neanche la possibilità di misurare quanto sia diverso. E poi nella sua domanda c'era anche un altro aspetto. Il fatto di andare verso investimenti responsabili può avere certamente una spinta puramente volontaristica, cioè può dipendere dalla volontà, dall'autonomia, dalla coscienza in ultima istanza del singolo investitore. Però c'è un altro piano, che è quello delle regole del gioco, no? Allora forse le trasformazioni radicali richiedono di procedere di pari passo su entrambi i piani, cioè quello della consapevolezza dal basso dei singoli investitori e anche però quello di chi le regole del gioco è chiamato a dettarle e a stabilire dei paletti. Grazie Luca Fantacci, Università Bocconi. Grazie a voi. E allora speriamo anche questa volta di avervi portato qualche spunto di riflessione diverso dal solito. Da Maurizio Melis e da Repower è tutto, a presto.